Vorrei iniziare questo percorso lungo la categoria di grazia e anche, perché nel pensiero di Lutero sono strettamente legate, lungo la categoria di giustizia, con una riflessione che in qualche modo spariglia un po' le carte in tavola, una poesia di un pastore evangelico svizzero e poeta, si chiama Kurt Martin, un tipo che ha avuto un suo posto nella letteratura svizzera del Novecento, che ha scritto una poesia intitolata Giusto. E dice Kurt Marti: mai ho capito che cosa significa giusto davanti a Dio. Uno potrebbe dire, per un pastore è male se non hai capito, nel senso che io ti bocerei all'esame di dogmatica. Ma Marti vuole andare un po' al di là, appunto, degli esami, e prosegue: Paolo è grande e forse Lutero. Io però resto confuso. Giusto davanti a Dio? Non sarebbe meglio se fossimo giusti gli uni per gli altri? E devo dire che io trovo salutare, anche se il mio compito è parlare della giustizia di Dio, dell'essere giusti davanti a Dio, per grazia appunto, trovo salutare questo richiamo di Kurt Marti, nel senso che 500 anni dopo i grandi pensieri di Lutero, il quale rilegge Paolo, Paolo è grande e forse Lutero, dice Kurt Marti, in mezzo ci sta Agostino, come vedremo, noi però siamo interpellati da un contesto, una situazione completamente diversa, da un mondo per il quale queste categorie e queste grandi discussioni del passato, su cui gli spiriti si sono divisi, intorno alle quali sono nati pezzi di storia europea, indubbiamente, però sono lontani. Non è solo Kurt Marti a essere confuso, giusto davanti a Dio. E allora io credo che per noi ha senso interrogare la Bibbia e interrogare Lutero intorno a queste categorie, nella misura in cui esse ci aiutano a essere anche, come dice Marti alla fine, giusti gli uni per gli altri. Cioè la presunzione in fondo della Chiesa cristiana, la speranza e la convinzione, presunzione in questo senso, non in senso negativo, la convinzione profonda della Chiesa cristiana è che la grazia di Dio non è semplicemente un teologumeno, cioè un'elucubrazione strana sul fatto che poi alla fine non vai all'inferno, che peraltro è già una buona cosa, ma è una fonte inesausta di energie per essere giusti nella società, o perlomeno meno ingiusti, se si vuole essere modesti, nella società gli uni per gli altri. La grazia di Dio è una risorsa per una vita buona, e in fondo questo è il messaggio del quale la Chiesa è debitrice nella nostra società. Lutero però si pone la domanda sulla grazia di Dio in un contesto completamente diverso. Adesso non ho un proiettore, ma potrei mostrarvi, ma lo trovate facilmente andando a casa, se digitate su Google immagini il nome di Hieronymus Bosch, per dirne uno, vi compariranno delle immagini terrificanti, per lo più, di diavoletti che cuociono delle persone allo spiedo, oppure le segano in due, oppure le impalano,
oppure le infilzano con forconi, cioè un immaginario sadomasochista messo nelle chiese. Non abbiamo inventato, non è stato il XX secolo a inventare la pornografia, c'era già prima, anche nella versione sadomaso, la mettevano, ne davano una lettura religiosa, la mettevano in chiesa, ma quello era in sostanza, e quello era l'immaginario medievale, tardo medievale dell'inferno. Cioè non era un'astrazione e non era neanche un modo di dire: questa situazione è infernale, mi sono trovato all'inferno. Per quella generazione, per quelle generazioni, l'inferno era un luogo abitato da diavoli, un luogo dove era abbastanza facile finire, tutto sommato, perché una insufficiente giustizia, cioè l'essere meno giusto del necessario, poi tutto sta a vedere qual è il necessario, ti portava appunto dritto dritto sui forconi, sugli spiedi, sui carboni ardenti di questi diavoli. E io credo che per capire Lutero e il dibattito intorno alle sue tesi, che si è svolto, è vero, largamente anche in aule universitarie, però bisogna immaginarsi questo universo, questa concretezza di vita religiosa e di paura. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Luther, che non è bellissimo, cioè è un film di propaganda protestante, consentite, a me, io lo vedo ogni tanto volentieri, perché in un paese dove tra Padre Pio, Madre Teresa, Sant'Antonio, insomma, ci sono varie biografie su Rai 1, di una volta tanto anche un santo protestante me lo faccio bastare. E c'è questa scena nel film in cui il mitico Tetzel, questo predicatore di indulgenze domenicano, quello, diciamo, l'eroe negativo della Riforma, quello che vendeva le indulgenze secondo la Vulgata, tiene una predica di questo tenore, mette la mano sul fuoco, ma non per modo di dire, è davvero, cioè c'è un fuoco acceso, lui ci mette sopra la mano, si ustiona e poi dice: guardate, questo è quello che è accaduto per pochi secondi nei quali la mia mano è stata sul fuoco. Immaginatevi vostra madre, vostro nonno, vostro figlio, nelle fiamme del purgatorio per i secoli dei secoli. Vale la pena comprare un'indulgenza. Dico questo per dire che l'inferno è concreto nell'immaginario di queste persone. Essere giusti davanti a Dio, Marti dice, è un appunto un teologumeno, mi sembra una cosa astratta, e lo sembra a noi, ma allora voleva dire non finire lì, non finire nel fuoco che in pochi secondi ustiona Tetzel, non finire impalati dai diavoli di Hieronymus Bosch. Questa è la posta in gioco. E dunque, per comprendere queste dispute astratte, largamente, anche perché si svolgono in un vocabolario che non è più il nostro, bisogna tenere presente la concretezza di questa paura. Dannazione nel XVI secolo non è una metafora, è una realtà, è vissuta come una realtà. E questa realtà angoscia Lutero. Lo angoscia personalmente, le testimonianze che abbiamo sue, sul suo stato d'animo giovanile, sono di 30 anni dopo, e gli storici ci insegnano a prendere, come si dice, con le pinze delle testimonianze così tardive rispetto a stati d'animo. Gli stati d'animo della nostra gioventù vengono spesso riletti in chiave alla luce di quello che è avvenuto poi. Però Lutero racconta di avere lungamente temuto per sé, per la salvezza della propria anima, sentendosi radicalmente inadeguato. Il film che citavo prima lo dipinge un po' come un epilettico, noi non sappiamo se fosse effettivamente così, questa è forse un po' la lettura romantica di Lutero, ma certamente appunto
nonostante lui dice conducesse una vita monastica rigorosa, si sentiva inadeguato rispetto alle esigenze di Dio, per dirla con Kurzmalti, non giusto davanti a Dio. Ma poi era anche preoccupato Lutero dalla sua pratica pastorale, era confessore e confessando si era reso conto che le persone avevano delle rappresentazioni secondo lui sbagliate, ad esempio la rappresentazione secondo la quale l'autorità della Chiesa come tale aveva il potere di salvarti dall'inferno, perché in realtà anche lo scandalo di Lutero per le indulgenze non dobbiamo interpretarlo in modo moderno e un po' moralistico come la ribellione contro il commercio del sacro. Mi spiego? Cioè come quando uno dice, ah beh, però le immaginette e questo, insomma i soldi legati a Dio, questo era un punto, ma non era quello principale. Quello che turbava Lutero era il fatto che qualcuno diceva che la Chiesa aveva il potere di decidere quanto tempo stava in purgatorio. Propriamente la questione delle indulgenze non c'entrava con la salvezza eterna. La salvezza eterna è decisa da Dio in base a come ti trovi nel momento in cui muori. Se però ti trovi, diciamo, rinviato a ottobre, cioè non proprio cattivo, ma neanche buono, finisci in purgatorio. E lì sei nella situazione di tezze. E l'idea delle indulgenze è la seguente, indulgenze che per esempio vengono applicate negli anni santi, l'idea delle indulgenze è che la Chiesa, per determinate ragioni, è in grado di garantirti uno sconto su una permanenza in purgatorio concepita naturalmente in termini temporali. E Lutero dice: la fiducia messa su questa autorità della Chiesa è pericolosa per le anime. Di questioni come salvezza, purgatorio, inferno, allora Lutero in quella fase non aveva ancora un'obiezione radicale sull'idea di purgatorio, che poi lascerà cadere, ma comunque su queste cose decide Dio e non un potere ecclesiastico. La paura di Lutero era che la fiducia in questo potere ecclesiastico corrompesse le anime, cioè creasse aspettative fuori luogo. Quindi, diciamo, l'ansia di Lutero era duplice, in parte per sé, in parte l'ansia del pastore nei confronti di aspettative spirituali che avrebbero potuto essere mal riposte. E rispetto a questo, mentre medita sull'idea di questo Dio giusto che in base alla sua giustizia ti dà i voti, in parole povere, quindi con un criterio piuttosto severo, lui dice di essere stato sorpreso da un passo, colpito da un passo dell'Epistola ai Romani al capitolo 1, versetti 16 e seguente, questo famoso passo su cui vi intratterrà anche il pastore Giordano, che ho saputo parlerà sulla fede, in cui comunque dice che si dice che il giusto vivrà per fede. E Lutero interpreta questo passo in questo modo: la giustizia di Dio non è, dice Lutero, lasciamo perdere se questo è vero o no secondo Paolo, cioè se la sua esegesi è corretta, fatto sta che comunque cambia un po' il suo modo di guardare a tutta la questione. Dice: la giustizia di Dio non è il fatto che Dio è giusto e in base alla sua giustizia giudica te. Mi spiego? Cioè Dio adotterebbe la sua giustizia come criterio per giudicare te. Non è questo. Ma la giustizia di Dio è che Dio ti dona ciò che tu non hai, cioè il fatto di essere giusto. La giustizia, la condizione di giusto ti è donata. E come ti è donata? Lutero dirà: è un po' come un evento giudiziario. Che cosa succede in tribunale?
Quando il giudice pronuncia la parola della assoluzione, questa parola produce quello che dice. Cioè, se tu sei in galera, ad esempio, e vieni assolto, vieni scarcerato, cioè non è semplicemente una opinione del giudice, ma è una parola che ha delle conseguenze. E le conseguenze dipendono dalla autorità di questa parola. Mi spiego, nella sciagurata ipotesi che tu sia effettivamente colpevole, cioè tu hai commesso l'omicidio, ma il giudice dice tu sei innocente, tu sei innocente e vai, mi spiego? Cioè non conta ciò che tu hai fatto, ma conta ciò che il giudice ha detto di te, mi sono spiegato? E Lutero dà questa interpretazione estremamente radicale e anche problematica della grazia di Dio. La grazia di Dio è un dono che Dio ti fa, non in forza di ciò che tu sei, ma in forza di ciò che Lui decide. E che cosa decide Dio? Dio decide che tu sei giusto, non perché lo sei tu, ma perché lo decide Lui. Questo vuol dire giusto davanti a Dio? L'espressione che inquieta o che lascia perplesso Kurt Marti. Una giustizia, cioè, donata, o come anche Lutero dice, utilizzando consapevolmente il vocabolario giuridico, una giustizia imputata, cioè appunto imputata, che Dio ti assegna, che Dio ti contabilizza, che Dio mette nella colonna delle tue entrate anziché nella colonna delle tue uscite. E ciò che ti rende giusto davanti a Dio, quindi a questo punto, non è la tua giustizia propria, cioè ciò che di buono hai fatto tu, ma ciò che Dio ha detto di te. È un po' come, per esempio, nella parabola del figlio il prodigo, cosiddetta, se l'avete presente, voi sapete che c'è nella scena nella penultima scena, il figlio il prodigo va dal padre e fa un discorso tutto sommato che suscita un certo rispetto, cioè non è che gli dice vabbè, ma in fondo non sapevo bene quello, cioè non pietisce, ma dice ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Cioè fa un'analisi, una autoanalisi corretta, ma gli eventi da lì in avanti non sono determinati dall'autoanalisi, ma sono determinati da una parola del padre, in questo caso mediata dal vitello grasso, poveraccio che non c'entra, ma subisce le conseguenze della situazione. Va male quando si pericola anche il montone di Isacco, insomma, per i quadrupedi nella Bibbia spesso va male. Comunque il vitello grasso viene sacrificato e con ciò il padre dice tu non sei servo ma figlio, cioè il padre invalida l'auto, mediante la sua parola, invalida l'autoanalisi del figlio e proclama la propria sentenza, che è una sentenza per l'appunto di grazia. La parola grazia, come sapete, è anche una parola giuridica, precisamente la parola di un giudizio che sospende in realtà le categorie del merito e da un certo punto di vista sospende le categorie della giustizia intesa secondo l'immagine della bilancia. Voi sapete che davanti sul frontone dei palazzi di giustizia c'è spesso l'idea della bilancia, cioè la giustizia come un equilibrio. E il grande motto, diciamo l'assioma fondamentale del diritto romano, che anche sta scritto anche sull'Osservatore Romano, cioè inteso come giornale, è a ciascuno il suo, in latino unicuique suum, a ciascuno il suo, a ciascuno il suo.
Per la verità stava scritto anche sulla porta del lager di Buchenwald, ma era una mala ironia. I nazisti avevano questo talento che sulle porte dei lager scrivevano tipo «Il lavoro rende liberi» ad Auschwitz, «Arbeit macht frei», e anche «Jedem das seine» a Buchenwald, «A ciascuno il suo». Ma «A ciascuno il suo» in realtà è il motto del diritto romano che stabilisce la giustizia retributiva e distributiva, cioè tu ricevi per quanto hai dato, ricevi ciò che hai meritato, a ciascuno secondo il proprio merito, ok? Che non è un brutto criterio, molto meglio di altri per la verità, ma effettivamente, secondo Lutero, la giustizia di Dio funziona con un altro criterio, cioè la ragione della parola di Dio, della sentenza di Dio, non è ciò che hai fatto tu, ma colui che Dio è. Non so se è chiaro, c'è una specie di rivoluzione, potremmo chiamarla copernicana se non fosse un po' inflazionato, diciamo, l'aggettivo, per cui il baricentro, la ragione, la scaturigine, il punto da cui emerge la giustizia, non sei tu, ma è Dio. Tu non sei giusto in forza tua, ma in forza di una parola di Dio. Ma e allora quello che fai tu, che valore ha? Lutero dice, ha un immenso valore, ma è un valore successivo, cioè le tue, le famose opere, come vengono chiamate, cioè la tua vita in sostanza, non è la ragione per la quale Dio ti ama, ma è la conseguenza dell'amore di Dio, cioè nella misura in cui tu recepisci l'amore di Dio, la tua vita ne risente. Lutero interpreta così Paolo ed è una interpretazione che è sostanzialmente una riedizione dell'interpretazione di Agostino. Agostino è colui in fondo che inventa o scopre, se volete, inventa non in senso negativo, ma che propone alla Chiesa il Paolo del quale noi viviamo. I padri della Chiesa per i primi 3 secoli citano Paolo naturalmente, ma lo citano dal punto di vista morale, lo citano come esempio, lo citano come predicatore ed evangelizzatore, ma la dottrina paolinica della salvezza, della giustificazione, cioè di Dio che ti rende giusto, o anche la stessa cosa, la dottrina della grazia, nei primi 3 secoli non gioca un grande ruolo. È Agostino, partendo da determinate esigenze pastorali, è Agostino che la mette in primo piano. E infatti tuttora le chiese di Oriente non hanno la stessa lettura di Paolo che abbiamo in Occidente. Cattolici e protestanti, in fondo, hanno vissuto per 5 secoli una colossale lite sul Paolo di Agostino. Questo è stato il nostro scontro. Ed è uno scontro tipicamente occidentale. Per me è rimasto memorabile una volta in una discussione, era un convegno sull'ortodossia, ma in questo convegno c'erano un cattolico e un protestante che parlavano della salvezza nelle rispettive tradizioni. E io ho parlato della salvezza nel protestantesimo ed era questo tema. E questo dice, ma l'ortodosso mi fa, io non ho capito niente. E vabbè, tu non hai capito niente. La parola giustificazione la devi capire per forza perché c'è nel Nuovo Testamento. Comunque, però è vero che questa lettura e questo dibattito che ha caratterizzato l'Occidente, per l'Oriente è largamente estraneo. La ragione è che cattolici e protestanti siamo agostiniani. Giancarlo Pani, che è stato per molto tempo professore di storia ecclesiastica all'Università Gregoriana, un gesuita, ha scritto un bel libro in cui mostra bene, tutto centrato su Agostino nella Riforma e nella Controriforma, in cui mostra, spiega bene appunto come in realtà siamo agostiniani, sia Lutero sia i suoi avversari,
hanno ragione di trovare in Agostino i testi che gli danno ragione, perché c'è l'una cosa e l'altra in Agostino in realtà, e in fondo abbiamo litigato esattamente su questo. Che cosa vuol dire essere giusti di fronte a Dio e cosa vuol dire esserlo per grazia? Che cosa vuol dire che Dio ci dona questa giustizia? E perché abbiamo litigato? Semplifico un po', però non tanto, nel senso che sono forse delle semplificazioni quelle che dico, ma non delle bugie. Abbiamo litigato perché abbiamo cercato di dire cose abbastanza simili utilizzando linguaggi diversi. Lutero, già l'ho detto, utilizza un linguaggio prevalentemente giuridico, il linguaggio del tribunale. Perché lo fa? L'intenzione di Lutero è di spiegare, e ci riesce bene, bisogna dire, che la potenza della grazia risiede integralmente nel fatto che è Dio che pronuncia la parola di assoluzione. Questa è l'immagine del giudice. Il giudice dice: tu sei assolto. Ripeto, la sua parola, sapete come dicono i linguisti o in generale quelli che non vogliono farsi capire, c'è una parola magica che viene usata in questo contesto di solito, performativa, una parola performativa, una parola che opera ciò che dice, cioè non è semplicemente una comunicazione, ma è un evento, è una parola attiva. La soluzione è una parola attiva. Mi sono spiegato? E tutta la sua potenza risiede nel fatto che lo dice il giudice, perché se lo dice un altro non ha la stessa efficacia. E il fatto che il giudice lo dica fa scattare l'incantesimo, ok? Perché Lutero usa questo linguaggio? Appunto per dire che tutto il peso dell'evento sta nella parola pronunciata, non in te, ma nel giudice che pronuncia la parola. Questo gli serve per dire che la grazia è radicalmente grazia, cioè è gratuita, è una tautologia naturalmente, gratuito è un aggettivo che viene da grazia, la grazia è per grazia. Si tratta di una radicale, di un radicale dono, ok? Il Concilio di Trento, che sostanzialmente condanna Lutero, non vuole dire il contrario, cioè la Vulgata, spesso riproposta, secondo cui i protestanti sono quelli che dicono che ci si salva per grazia, i cattolici dicono che ci si salva per opere, eh? Questa è una menzogna, non restituisce per niente la posizione cattolica, dimostra che chi lo dice non ha letto il decreto sulla giustificazione del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento vuole anche lui sottolineare la grazia, ma ha questa paura che il vocabolario di Lutero sia un vocabolario lassista, cioè autorizzi l'indifferenza nei confronti delle opere. Ah, vabbè, tanto fa tutto la parola e io non devo fare niente. Non è una preoccupazione campata per aria. Uno come Dietrich Bonhoeffer, un teologo protestante del Novecento, riprende la stessa preoccupazione del Tridentino, e vi posso garantire che Bonhoeffer è protestante. Non bisogna fargli, anche se ogni tanto viene sequestrato da qualcun altro, ma è un teologo luterano, però vede questo problema, lo vede anche il Tridentino, e allora il Tridentino ricorre a un'altra immagine, a un'immagine della grazia, mi permetto questa parola un po' strana, ma la spiego subito, un'immagine sostanzialista, cioè la grazia sarebbe una specie di fluido, cioè una realtà che passa ed entra dentro di te e ti trasforma. Mi sono spiegato? Anche il linguaggio sacramentale cattolico è spesso declinato mediante un vocabolario sostanzialista e anche quantitativo,
Cioè ci può essere ad esempio un incremento di grazia. Se tu sei confessato hai avuto la grazia, ma se oltre a quello fai la comunione, c'è un di più di grazia, mi spiego. Questo vocabolario, di più, di meno, oppure la grazia che entra e ti trasforma da dentro, è sempre un dono, ma ti rende giusto trasformandoti, non semplicemente come la parola che rimane esterna, mi sono spiegato? Risponde alla preoccupazione di un carattere un po' troppo astratto. La paura del cattolicesimo è che la grazia di Lutero sia un po' volatile, mi sono spiegato. C'è un'esigenza di realismo e quindi di una concretezza che resta dono, ma che ti trasforma interiormente e ti dà anche la possibilità di sperimentare la grazia, e ti chiede anche qualcosa, ti chiede di accogliere la grazia. Ad agire è sempre la grazia, ma tu devi in qualche, come minimo, assecondare questo fatto. Mi sono spiegato? Allora possiamo riassumere le due posizioni così: da una parte c'è l'esigenza di annunciare il carattere libero e incondizionato, questo è un aspetto importante, incondizionato della grazia di Dio. Cosa vuol dire incondizionato? È molto semplice, senza se e senza ma. Se e ma sono nella lingua italiana le particelle che pongono delle condizioni, soprattutto se, qualora, eccetera, no? Ecco, no, la grazia è incondizionata, questo è quello che sta a cuore a Lutero. Quello che sta a cuore al cattolicesimo è sottolineare la concretezza della grazia, cioè la grazia ti trasforma. Per la verità Lutero potrebbe dire, ma anche la mia grazia, cioè anche la parola del perdono ti trasforma, prova ne sia che una volta che tu sei assolto te ne vai. Invece se sei colpevole vai sulla forca, o per tornare all'immaginario iniziale, se sei colpevole vai dai diavoletti che ti impalano. Quindi cambia molto, non è affatto astratta di Lutero, dice Lutero, la mia grazia. Però io spero di essere riuscito a mostrare le due preoccupazioni. Da una parte c'è la preoccupazione per la libertà di Dio e per il carattere incondizionato della grazia, Lutero. Dall'altra parte, senza voler negare questo, c'è però la preoccupazione per la, chiamiamola così, concretezza della grazia, cioè per il fatto che la grazia agisce, non è solo una dichiarazione, ma è qualche cosa che ti trasforma. Può darsi che colui che è assolto sia un assassino, ma in forza dell'assoluzione non è più un assassino. Da un certo punto di vista sarebbe anche d'accordo anche Lutero, ma da un altro Lutero potrebbe, non fosse che per il gusto di fare bastian contrario, potrebbe dire: non è il fatto che quello è trasformato che è decisivo, ma il fatto che Dio l'ha assolto. Mi sono spiegato? Come mai su questi due linguaggi ci si è così accapigliati? Beh, perché intanto non ci si è accapigliati solo su questo, ma in fondo la Riforma ha proposto un modo diverso di essere Chiesa, e un modo diverso di essere Chiesa nella società, e alla fine un modello diverso di società, e alla fine anche un'idea diversa di cristianesimo. In fondo la Riforma è stata un modello altro, non è un'altra religione, ma un modo altro di vivere la stessa religione, su questo non c'è dubbio. Però in fondo è stato un peccato che queste due dimensioni, che hanno tutte e due una loro autenticità, si siano combattute. Perché è stato un peccato? Primo, tre ragioni direi. La prima, perché l'idea di Lutero, cioè sottolineare il carattere incondizionato, è importante, è anche spiritualmente importante. Io ho un ricordo di un sacerdote buono e spirituale, certamente un uomo di Dio, che ripeteva sempre questo. Lui diceva: Dio fa il 99% e poi ti aiuta a fare anche il restante 1%. Questo non avrebbe convinto Lutero neanche un po'.
perché avrebbe detto: il mio problema è precisamente che fin quando ci sono di mezzo io sono rovinato, mi sono spiegato. Quindi l'idea dell'incondizionato è importante. Io sono né morte né vita, né principati né potestà, né cose presenti né cose future, mi separeranno dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Cioè il finale di Romani 8, diciamo così, è in fondo quello che Lutero vuole sottolineare. Ma la preoccupazione tridentina non è così empia, nel senso che vuol dire: quando si tratta di Dio si tratta di realtà. Il cattolicesimo ha la passione per la realtà, per la concretezza. Questa passione a volte ha portato, assieme, cioè contrapposta alle passioni protestanti, a scontri veramente sciagurati. Secondo me il più sciagurato di tutti è quello sull'Eucaristia, dove cattolici e protestanti, o anche i protestanti tra di loro, si sono scontrati sulla seguente cosa: che gli uni dicono che Cristo è realmente presente, la famosa presenza reale. Ma io mi dico, io che sono protestantissimo, un ortodosso protestante, cioè ortodosso se un corretto protestante, mi dico: ma io devo negare la presenza reale di Cristo? Beh, se uno dice: ma tu ci credi che Cristo è presente nell'Eucaristia? Dico: sì, ma presente realmente? Certo, presente realmente, anche perché in italiano il contrario di reale è irreale, e non vedo perché io dovrei predicare la presenza per finta di Cristo nella cena evangelica, ok? Ma il protestantesimo sostiene una presenza spirituale. Sì, ma spirituale non vuol mica dire, tra cristiani perlomeno, spirituale non vuol mica dire tra virgolette, presente per modo di dire. Lo Spirito Santo, cioè è la realtà più reale di tutto il reale, perlomeno così diciamo di credere. Contrapporre presenza reale a presenza spirituale è una delle idee più scellerate che siano mai venute alla teologia controversista, nel senso che dal punto di vista evangelico noi dobbiamo dire che lo Spirito Santo è la somma realtà e che quindi la presenza spirituale è eminentemente reale. Poi è chiaro che cavalcando ognuno i suoi linguaggi abbiamo anche degli elementi in cui effettivamente non è possibile tradurre l'una lingua nell'altra. Sì, ma sono elementi tutto sommato secondari. Lo stesso vale per questa questione della salvezza. Cioè, l'esigenza cattolica di dire: la grazia di Dio ti cambia la vita, in parole povere, questo è quello che vuol dire al suo meglio la teologia di Trento, ma secondo me è una buona esigenza e non necessariamente deve essere letta moralisticamente. Dall'altra parte, l'esigenza di Lutero vuol dire: la tua vita, il tuo futuro, il fatto che i diavoletti non ti inforcano né di qui né di là, cioè né in questa vita né nell'altra, in ultima analisi non dipende da te. E questa è un'ottima notizia, perché dipende dalla promessa di Dio. Promessa, si potrebbe fare una conferenza su questo, una parola che per Lutero è importantissima. Io amo dire che il protestantesimo usa la parola promessa dove spesso il linguaggio cattolico usa la parola garanzia, e qui sono, che strano, faccio il tifo per il protestantesimo. Nella parola promessa c'è tutto quello che si vuol dire con garanzia e poi di più. Quindi i due linguaggi hanno buone ragioni, solo che siccome si sono sviluppate autonomamente e anzi in un contesto di contrapposizione, c'è voluto non poco studio per capire quello che io ho cercato di raccontarvi. Quello che ho cercato di raccontarvi è il contenuto della dichiarazione congiunta sulla giustificazione del 1999, che è stata molto strombazzata. In realtà è un testo illeggibile, non vi consiglio minimamente di andare a casa, chiamarlo su Google e leggerlo, perché è super tecnico, cioè ci catapulta immediatamente nel linguaggio del XVI secolo, il quale dipende dal linguaggio del XIV secolo, che è ancora più complicato, cioè l'interpretazione agostiniana tra Occam,
Gabriel Biel, un tocco di Guglielmo da Rimini, insomma, Gregorio, scusate, da Rimini, un disastro, complicatissimo. Ma in sostanza quello che si vuol dire è questo: abbiamo utilizzato linguaggi diversi, questi linguaggi diversi si sono sviluppati in un contesto di contrapposizione e questi accenti diversi sono diventati esclusivi. Oggi noi riteniamo di poter parlare ancora dei linguaggi diversi senza che però il linguaggio dell'altro debba essere scomunicato. E perché? Perché riconosciamo, ognuno dei due, cioè il cattolico e il protestante, riconoscono che l'altro utilizza un linguaggio diverso per dire una cosa che anche io posso accettare. Anzi, da un certo punto di vista devo accettare. Come protestante io non ho motivo per rifiutare, anzi, il fatto che la grazia di Dio ti cambia la vita. E come cattolico non ho nessun motivo per rifiutare il carattere incondizionato della grazia di Dio. Forse un cattolico, adesso non è di moda, ma diciamo magari 2 o 3 anni fa, un cattolico molto conservatore e un po' arcigno avrebbe potuto dire che la grazia magari è legata a questa o quella decisione della Chiesa, ma credo che forse nemmeno, sarebbe stata una lettura troppo reazionaria di alcuni elementi della spiritualità cattolica. Insomma, il tema della gratuità della grazia è un tema ecumenico. E dunque l'esigenza di Kurt Marti in fondo è accolta da questa riflessione che le chiese hanno fatto sulla grazia di Dio, cioè essere giusti gli uni per gli altri è precisamente la vita trasformata di cui parla il Tridentino. Certo, il Tridentino non lo dice così, questa è una lettura del XXI secolo del Tridentino. Il Tridentino è complicato quanto la dichiarazione congiunta, c'è tutta una chimica della grazia, però interpretato in optimam partem, in fondo dice questo: questa è la concretezza della grazia, di questa grazia che è incondizionata. È anche vero che la dichiarazione congiunta è stata salutata con fuochi di artificio, bottiglie di champagne, poi però per le chiese non è che sia cambiato molto. È del 99, sono passati quindi 17 anni, cioè saranno 17 il 31 ottobre, e uno dice, non è che si è cambiato parecchio, appunto. Questo significa che in realtà il tema della grazia certamente è stato importante anche nel XVI secolo, e come, ma non esaurisce l'evento della riforma. C'è anche dell'altro. Poi puoi sempre dire, ma questo altro in ultima analisi è legato giù. Certo, questo è sempre possibile. Però in realtà, ad esempio, ciò su cui si litiga oggi tra cattolici e protestanti è se io sono un ministro di, non io personalmente, ma insomma, se io sono un vero ministro di culto, perché non sono ordinato da un vescovo, cioè ricondurre questo al dibattito sulla grazia si può, ma ci vuole un paio di professori di dogmatica davvero, cioè bisogna fare un po' di... In realtà sul tema della grazia siamo sostanzialmente d'accordo, e io credo che questa lezione, non so che effetto fa a voi, magari sembra un irenismo un po' a buon mercato, ma la lezione che ci dà questa vicenda è importante. Cioè noi possiamo parlare di Dio solo in linguaggi umani, nei linguaggi che la storia ci ha consegnato e che la nostra esperienza ci consegna. Il linguaggio è il precipitato, diciamo così, il condensato della nostra esperienza nel momento in cui noi la vogliamo esprimere, no? Abbiamo solo quello, il linguaggio non se ne può fare a meno, abbiamo solo il linguaggio, e però abbiamo linguaggi diversi, abbiamo lingue anche diverse,
esiste la traduzione. Ecco, la teologia ecumenica svolge un compito di traduzione, ma noi sappiamo, se avete mai provato a tradurre qualche cosa che non sia una pubblicità, la pubblicità si può tradurre, però anche lì, non sempre, perché ci sono giochi di parole, se avete provato a tradurre un testo di un certo impegno, vedete che in realtà la traduzione è sempre imperfetta. Impallinare le traduzioni, cioè sparare sulle traduzioni degli altri, è sempre uno sport praticatissimo e sempre vincente. E così è anche nell'ecumenismo, nel senso che in effetti, se ci fu qualcuno solo un po' esperto, potrebbe dire: sì, tu hai cavalcato questa questione del linguaggio giuridico da una parte, del linguaggio sostanzialista dall'altra, che direbbero cose simili, è un po' più complessa e la traduzione non è mai perfetta. Vero, la traduzione non è mai perfetta. Sì, ma questo dipende dal fatto che siamo persone, chiese diverse, cioè che hanno avuto, ma non è solo la diversità tra cattolici e protestanti, ma è una diversità culturale. Noi, come ne parlavamo prima, come protestanti in Italia stiamo facendo adesso l'esperienza di ricevere molti gruppi di evangelici immigrati. Ma vi posso garantire che tra un metodista italiano e un metodista ghanese c'è più differenza a volte che tra un metodista italiano e un cattolico italiano. Dipende da quale metodista e da quale cattolico, naturalmente, ma questo vale anche per il ghanese. Cioè la diversità non si può bypassare, fa parte della condizione umana. E questo è il bello dell'ecumenismo. Cioè in fondo l'ecumenismo ci ha insegnato a essere un po' più umani, esercitando un compito di traduzione. Questo non vuol dire evacuare il conflitto, cioè il conflitto può anche rimanere, non so se sia giusto che rimanga, probabilmente no, però tanto rimane di fatto, giusto o non giusto, rimane di fatto. Io credo che vada affrontato appunto con la passione della traduzione. Non è tanto questione, dice, di essere più irenici o meno irenici, è questione di cercare di capire un'altra lingua. Imparare la lingua è una delle cose più faticose che si possono fare, però vale la pena. Quando impari la lingua dell'altro, capisci di più. E vi dirò, mi permetto di concludere con questa notazione un po' personale, vi dirò che effettivamente questa è stata una delle benedizioni, poi ci sono tante cose che non sono affatto benedizioni, ma una delle benedizioni del mio lavoro di pastore in Italia, intanto per cominciare. Un pastore in Italia non può vivere come se il cattolicesimo non ci fosse, è piuttosto pervasivo, piace o non piace. E poi anche di essere un po' teologo ecumenico, cioè ho capito, credo di aver capito qualcosa della lingua del cattolicesimo. Dopodiché sono contentissimo di essere evangelico, ma capire questa lingua mi aiuta a impostare in modo diverso comunque il confronto e, quando proprio non se ne può fare a meno, anche il conflitto. Grazie.